La settimana che entra è una delle settimane più importanti di tutta la stagione, a mio modo di vedere. I punti pesano doppio e quindi bisognerà triplicare le forze. È il momento di raccogliere tutte le energie fisiche e mentali. È il momento per la Fidelis di spingere al massimo sull'acceleratore per conquistare la salvezza diretta. In serie C d'altronde non ci sono più margini di errore e comunque sono ridotti all'omicino dopo le ultime due sconfitte consecutive. Si riparte dopo la battuta d'arresto di Monopoli, si ricomincia dopo il turno di sosta, ci si rimette in moto con sei punti da recuperare dal quintultimo posto, anche se in realtà potrebbe bastare anche il quartultimo in virtù dei punti di vantaggio sull'acceleratore H. Per confermare la categoria già il 6 maggio. 12 partite al termine per i biancazzurri. La prima in programma domenica pomeriggio a Pagani fischio di inizio previsto alle ore 16.30. Di fronte all'Andria. Ci sarà una diretta concorrente doveroso provare a vincere per perfezionare l'aggancio in classifica e campagna quota 23 punti. Fondamentale. Però non perdere. Non perdere è la prima cosa. Regalare punti agli avversari, specialmente in vista del fatto che noi abbiamo già riposato sarebbe un Errore madornale. Dobbiamo cercare di vincere questa partita perché ci darebbe uno slancio verso la salvezza diretta. Cominciano otto giorni importanti per la Fidelis, diceva giustamente Piccinni, subito la Paganese. Poi sabato 3 marzo la regina in casa. E ancora prima del derby con il Lecce al Via del Mare ci sono la trasferta di fondi e la sfida degli Ulivi con il Catanzaro. Papagni spera di avere a disposizione presto quattro pedine importanti del proprio scacchiere come Mauro Antonio Tartaglia, Abruzzese e Nadarevic d'ora in avanti, d'altronde conterà molto l'esperienza L'esperienza specialmente in queste partite dal peso specifico maggiore e dalle energie mentali dalla richiesta di energie mentali maggiore sarà importantissima Parola al campo, parola al Marcello Torre di Pagani l'Andria mai come ora ha bisogno del sostegno dei propri tifosi Il tifo è la discriminante che ti porta a prestazioni massimali e fortunatamente ad Andrea è quello che non, quello che non ci mai mancato il tifo.